Buon pomeriggio, ben trovati anche oggi. Oggi il nostro ciclo di seminari Zoom SDP vive una circostanza eccezionale, nel senso che in questo momento riserviamo una finestra a un appuntamento annuale per noi della Scuola di Politica molto importante, la Andreatta Lecture, dedicata alla memoria della personalità a cui ci ispiriamo nella nostra fondazione, nel disegno anche culturale della Scuola di Politica, proprio nel rapporto tra politica e politica. Nino Andreatta, che fondò tra le altre cose l'AREL, che è il luogo nel quale è nata la Scuola di Politica, ha rappresentato per generazioni di economisti, di politici, di intellettuali un riferimento, e lo è anche per noi. E quindi cerchiamo ogni anno di avere un ospite che possa rappresentare al meglio la sua esperienza, la sua capacità in questi campi, nei campi che anche Andreatta coprì nella sua attività scientifica, nell'attività intellettuale e politica. Abbiamo avuto il primo anno Romano Prodi, successivamente Giuliano Amato, Carlo Cottarelli e Massimo Tononi, e oggi è un grande onore per noi avere Lucrezia Reich, un economista, insegna alla London Business School, ha ricoperto cariche importanti come capo della ricerca della Banca Centrale Europea. Partecipa al dibattito pubblico italiano, la leggiamo di frequente sulle colonne del Corriere della Sera, anche pochi giorni fa in un editoriale che abbiamo inviato ai nostri studenti e che invieremo nella nostra rassegna stampa che settimanalmente in questi mesi inviamo a tutti i nostri studenti, ex studenti e docenti. Si è occupata anche di temi più generali rispetto al dominio stretto dell'economia, indicando una prospettiva che possa essere positiva e di fuoriuscita positiva da questa situazione per l'Italia e per l'Europa. Dunque, davvero grazie di essere con noi. Sarà un grande piacere per noi, per i nostri studenti, ascoltarla e anche dialogare, come facciamo tradizionalmente in queste circostanze, ponendo le domande, osservazioni che speriamo siano, come sono sempre, assai interessanti. E con noi anche Enrico Letta, il nostro presidente fondatore, che oggi introdurrà il suo intervento, quindi mi fa molto piacere darti la parola, Enrico. Successivamente l'intervento durerà circa 30 minuti, 30-35 minuti, e avremo spazio per domande e risposte con i nostri studenti e le nostre studentesse. Grazie, a te la parola, Enrico. Grazie e grazie naturalmente a Lucrezia Reich. Lucrezia è un punto di riferimento per tanti di noi, per me sicuramente, un punto di riferimento intellettuale di grande importanza e di grande spessore. Quindi credo che sia una bella occasione, bellissima occasione per gli studenti, un modo e ovviamente anche per tutti coloro che in questo momento ci stanno seguendo, non soltanto gli studenti. Quanto mai tempestivo questa occasione dell'Andreatta Lecture quest'anno, perché interveniamo in uno dei momenti di trasformazione del mondo, dell'economia, della finanza, come mai abbiamo vissuto fino a oggi. Stiamo entrando in un mondo che è terra incognita, un mondo nel quale le bussole del passato non so se sono sufficienti per guidarci nel futuro. Mi sento già, per esempio, nel fare il quadro e nel dare qualche pista di riflessione a Lucrezia per il suo intervento. Io rimango sempre colpito quando lo dico. Noi entriamo in un tempo nel quale contemporaneamente stiamo chiedendo più welfare con meno crescita e con più debiti, e non in porzioni minime, ma stiamo entrando in un tempo in cui chiederemo molto più welfare, perché abbiamo bisogno di maggiore salute, perché siamo società che stanno invecchiando, quindi abbiamo bisogno di molta maggiore protezione, di molta maggiore salute. Quindi usciremo sicuramente da questa crisi con un maggiore investimento in welfare. Allo stesso tempo, i dati di oggi sono drammatici sul tema della decrescita, della crescita che viene meno, quindi avremo avanti sicuramente mesi, forse un intero anno, forse di più, speriamo di no, con crescita negativa. E allo stesso tempo l'esplosione del debito pubblico,
e non solo pubblico, insomma, dei debiti nel suo parola, nel suo presa, nel suo complesso. Esiste una soluzione a un'equazione che ha tre elementi che la fanno sembrare così impossibile, o appunto vuol dire che forse bisogna pensare l'impensabile per affrontare un'equazione così apparentemente irrisolvibile come quella che stavo citando? E quindi la necessità di cambiare bussola, forse la necessità di mettersi a ragionare su un terreno anche di creatività, su piste non battute fino ad oggi o che erano state immaginate ma mai battute perché si pensava che fossero troppo impossibili o non adatte a situazioni normali. Evidente che non siamo in una situazione normale. In particolare sul tema del debito entriamo in un territorio mai sperimentato fino ad oggi, un territorio nel quale improvvisamente nell'arco di forse 6 mesi tutte le economie più importanti del mondo e tutte le economie europee vedranno i loro debiti aumentare di una percentuale in rapporto allo stock esistente, diciamo tra il 10 e il 20-30%, e non era mai accaduto una cosa di questo genere. Questo porterà su l'intero debito europeo e dell'euroarea. Scusate, quindi la riflessione su come gestire tutto questo, abbiamo subito visto che 2 giorni fa, 3 giorni fa Fitch è intervenuta come se niente fosse, declassando come poteva avvenire in una situazione in cui non c'era un elemento esterno come quello che stiamo affrontando oggi. Mi chiedo se si possa continuare con le regole tradizionali oppure no, e mi chiedo soprattutto se non si debba cominciare da subito a mettersi all'opera per affrontare il tema della classificazione e dell'organizzazione, della gestione di questi aumenti di debito che toccheranno tutti i paesi europei, non soltanto l'Italia, in forme diverse e magari in forme più comuni rispetto a quanto si sia mai soltanto immaginato di fare. Non parlo degli stock, parlo soltanto degli aumenti, perché se non si facesse qualche cosa ho l'impressione che questi aumenti genereranno degli automatismi che finiranno per avvitare e per deprimere l'economia e non per favorire il rilancio come invece questo speriamo possa avvenire. Sono tanti i temi, mi fermo qui perché mi verrebbe da dire tante cose, ma siamo qui per ascoltare te, Lucrezia. Sono molto contento di questa occasione che ti lega al nome in questo momento di uno dei più grandi economisti della nostra storia repubblicana, e il fatto che il tuo nome si aggiunga a quello di persone alle quali siamo tutti molto legati, insomma, le ha citate Marco adesso, da Prodi a Giuliano Amato, a Carlo Cottarelli e Massimo Tononi, e il tuo nome si aggiunge a questa lista e mi sembra che sia assolutamente l'occasione giusta per ascoltarti, perché sei una persona che nella sua attività, sia quella di ricerca, sia quella di docenza, sia quella di diciamo con qualcuno che ha gestito anche ruoli pubblici, hai sempre dato dimostrazione di non fermarti alle cose normali, tradizionali, a bussole antiche, ma di guardare la necessità anche di innovare. Credo che mai come in questo momento la necessità di innovare sia fortissima. Hai davanti a te virtualmente centinaia di giovani studenti che hanno vinto la borsa di studio quest'anno e negli ultimi 5 anni, quando abbiamo fondato questa scuola, e che quindi stanno facendo un percorso nelle istituzioni italiane, europee e anche internazionali, e che appunto insieme a loro, insieme a noi, insieme ai professori che ci stanno anche seguendo in questo momento, e che voglio ancora una volta ringraziare per la gratuità con la quale si dedicano all'aiuto a questi giovani, a questi ragazzi che hanno voglia di fare un percorso nelle istituzioni. Quindi un grazie a tutti, mi fermo qua, ti passo immediatamente la parola a Lucrezia, grazie ancora. Grazie Enrico, grazie al direttore della scuola per questo invito, è sicuramente un onore per me aggiungermi ai nomi che hai elencato. E non so se riuscirò a rispondere a tutte le domande che hai messo sul piatto, comunque
farò un'introduzione, un dibattito e spero che poi, diciamo, la parte di domande di Q&A potrà magari allargare il campo della discussione. Io pensavo di organizzare il mio intervento, questa mezz'ora che ho davanti, in quattro parti. Prima parlare e dire qualche cosa su che tipo di shock economico abbiamo di fronte, poi parlare delle risposte che sono state messe in campo dai vari governi in Europa ma anche altrove, e poi soffermarmi soprattutto sulla risposta europea, che cos'è in gioco alla fine, questa sarà la mia parte finale, per il futuro dell'Europa più in generale, anche al di là dell'emergenza economica di oggi. Allora, comincio dalla prima parte, che tipo di crisi? È interessante intanto constatare che questa è la seconda grande crisi dopo il 2008, sono passati solo 12 anni e il mondo si ritrova ancora una volta di fronte ad una crisi globale e di enormi proporzioni. Quindi si parla di uno shock inatteso, ma in realtà come nel 2008 queste crisi non sono degli shock inattesi, in qualche modo dimostrano, diciamo, la poca resilienza della nostra società, sono crisi che avrebbero potuto essere previste in qualche modo prima del 2008, alcune voci appunto avevano parlato della fragilità finanziaria dell'economia globale, e prima di questa crisi non si può non ricordare nel 2015 l'appello di Bill Gates che faceva appunto, metteva l'attenzione sul fatto che il nostro mondo non è robusto a possibili crisi pandemiche. Quindi due crisi grandi che rivelano fragilità pregresse, mancanza di preparazione, poca resilienza delle nostre società. Più nel breve periodo, lo shock per un economista è uno shock molto particolare, perché si presenta all'inizio come uno shock di offerta, cioè che è dovuto al fatto che l'economia, per far fronte alla crisi di salute pubblica, deve chiudere. Quindi in qualche modo il calo dell'attività economica è indotto da noi stessi, siamo costretti a chiudere perché rimanere aperti è pericoloso per la salute pubblica. Naturalmente, se fosse semplicemente una chiusura temporanea dell'economia, si potrebbe poi pensare che nel momento in cui si riapre tutto ritorna come prima, però purtroppo non sarà così, perché la chiusura degli impianti, la chiusura dell'attività produttiva ha un effetto anche sulla domanda, sui consumi, sull'incertezza per il futuro, e quindi si propagherà e si è già propagata alla domanda. Quindi questo è uno shock che parte dall'offerta, ma che diciamo, deprime la domanda aggregata e quindi l'attività economica. Abbiamo visto le previsioni del Fondo Monetario che sono uscite poco tempo fa, indicano per il mondo una caduta del PIL intorno al 3% nel 2020, per la zona euro una caduta del 7,5%, ma io credo che questi numeri sono addirittura troppo ottimisti, perché di oggi la pubblicazione dei numeri del primo trimestre per i paesi, per la Francia, per l'Italia, per la zona euro, e il primo trimestre è significativo perché considerate che a gennaio e febbraio l'economia era ancora aperta, quindi il numero negativo che oggi vede l'Italia a meno 4,7 come caduta trimestrale per il primo trimestre, riflette in realtà un mese di chiusura. La Francia dell'oltre il 5. Quindi sono numeri impressionanti di cui non si può sottovalutare la portata. Ma non solo questo, il punto appunto, come dicevo prima, è che cosa sarà questo uno shock transitorio, si ritornerà su un patto di crescita pre-crisi oppure no? Io credo, non voglio diciamo deprimere l'audience, ma sono piuttosto pessimista da questo punto di vista. Credo che gli effetti di questa crisi non si limiteranno a pochi trimestri, ma saranno invece più persistenti. E lo penso per tre ragioni. Primo, perché l'incertezza che questa crisi crea e anche, diciamo, la messa in discussione di alcuni equilibri precedenti
genereranno una grande incertezza. E quando c'è incertezza, la gente risparmia a scopo precauzionale invece di investire, e questo crea una depressione ulteriore dell'attività economica. Questo potrebbe avere anche effetti sulla produttività. Io credo che per molto tempo, anche perché finché non ci sarà il vaccino o l'emergenza non sarà del tutto conclusa, dobbiamo anche immaginare un cambiamento di come l'economia è organizzata, di come la gente si incontra, e questa riorganizzazione dell'attività può comportare un calo della produttività, e comportando un calo della produttività quindi anche una diminuzione delle attese di reddito futuro, che a sua volta appunto rinnescano questa connessione perversa tra domanda e offerta, offerta e domanda. Quindi da una parte i numeri del Q1 e probabilmente il Q2, anzi sicuramente il Q2 saranno molto negativi, ma anche dobbiamo aspettarci una bassa crescita nel futuro. Consideriamo che questo per l'Italia è veramente una cattiva notizia, perché l'Italia era già su una crescita potenziale molto bassa, appena sotto l'1%, tra lo 0 e l'1%. Con questa premessa passo alla mia seconda punto dello speech di oggi, sull'analisi delle risposte nazionali alla pandemia. Le risposte nazionali questa volta, a differenza del 2008, sono state molto robuste, e questo in tutti i paesi del mondo, inclusa la Germania, che è un paese tipicamente cauto. Sono state messe in campo risposte di tipo, diciamo, di bilancio, di tipo fiscale, come per esempio massicce garanzie ai prestiti per le imprese, anche interventi temporanei dello Stato nel capitale delle imprese, reddito di sostegno o sostegno alla disoccupazione temporanea, varie misure che sia a sostegno della continuità aziendale che a sostegno del reddito o delle famiglie. Molti paesi hanno fatto cose diverse. Paesi che se lo potevano permettere di più, come la Germania, hanno messo in campo misure più aggressive di paesi come l'Italia, che pur nella loro ambizione, appunto, le misure italiane sono lievemente minori in rapporto al PIL. Oltre a queste misure dell'emergenza, se ci dovesse essere una diminuzione della crescita potenziale, dobbiamo mettere in campo altre misure per la ricostruzione, quindi misure che possano sostenere la crescita non solo nel brevissimo periodo, ma anche nel medio e nel lungo periodo. Quindi questo comporterà un ulteriore sforzo di spesa pubblica. Io ho tre osservazioni su questo. Quello che si è fatto fino ad ora, a parte, diciamo, discussioni sui dettagli tecnici di alcune di queste misure, è stata la cosa giusta da fare. In una crisi di questo tipo bisogna spendere, bisogna sostenere le famiglie, bisogna sostenere le imprese. Però per tutti i paesi, non solo per noi, queste politiche hanno implicazioni per la finanza pubblica. E stanno già avendo e avranno conseguenze persistenti sul debito pubblico. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione, quindi dobbiamo pensare, diciamo, come capire la sostenibilità del debito. Questa è la domanda che faceva Enrico all'inizio. La seconda osservazione è che proprio perché gli spazi per agire sono diversi in diversi paesi, qui mi riferisco soprattutto all'Europa, per via di situazioni pregresse, quindi dovute soprattutto alla diversa percentuale di debito pubblico sul PIL, in alcuni paesi si spende di più che in altri, e questo creerà delle divergenze nel futuro tra questi paesi, divergenze che nell'area comune dell'Unione monetaria, ma anche dell'Unione Europea più in generale, potrebbero creare problemi nel futuro.
E il terzo punto è che il rischio paese, cioè che poi si riflette sul tasso di rifinanziamento del debito pubblico, sarà molto diverso tra paesi, proprio perché le situazioni pregresse dei paesi sono diverse. Quindi questo, pur essendo uno shock comune che colpisce tutti, potrebbe avere degli effetti asimmetrici tra paesi, sia per via del poco spazio fiscale che implicano divergenze di politiche, sia perché diciamo, il rischio paese che conseguirà, che la conseguenza di questo shock e anche delle politiche che sono state messe in moto creerà delle divergenze tra i tassi di rifinanziamento e quindi sulla possibile sostenibilità del debito. Quindi bisogna affrontare il problema del debito, capire come si affronta ciascun paese singolo, ma anche quali sono gli strumenti comuni per poterlo affrontare in Europa insieme. Faccio una piccola premessa, soprattutto per chi di voi non è economista, come si deve capire questa questione della sostenibilità del debito? Cos'è un debito sostenibile? Il Giappone ha un debito oltre al 200%, e da molti anni, eppure nessuno si preoccupa, alcuni si preoccupano della sostenibilità del debito del Giappone, ma i tassi a cui il Giappone si rifinanzia sono ancora molto bassi. Quindi che cos'è? Come bisogna capire la sostenibilità? In realtà la sostenibilità non è solo un problema di livello del debito, ma è un problema della dinamica del debito. Un debito è sostenibile se non cresce in rapporto al PIL. E quindi le variabili chiave da tenere d'occhio sono due. Primo, il tasso di crescita, questo è il denominatore. Tanto meno cresce l'economia, tanto più difficile sarà tenere il rapporto tra debito e PIL sotto controllo. Secondo elemento molto importante è il tasso di rifinanziamento, cioè il tasso di interesse aggiustato per l'inflazione. Ora, su questo, in qualche modo, se guardiamo alla dinamica recente, non solo recente, ma degli ultimi 20 anni, del tasso di crescita delle economie europee e del tasso di interesse a cui queste si rifinanziano, se questi trend dovessero continuare nel futuro, non ci sarebbe troppo da preoccuparsi, perché negli ultimi 20 anni, in media, le economie europee sono cresciute di più del tasso di interesse reale, cioè del tasso di interesse nominale aggiustato per l'inflazione. In questo caso, quando si cresce di più del tasso di rifinanziamento del debito, il debito in qualche modo si cura da solo nell'arco degli anni, non c'è bisogno di aggiustare il problema in pochi trimestri o in pochi anni, si può prendere anche 20-30 anni per l'aggiustamento, e infatti questa è stata l'esperienza del dopoguerra in paesi per esempio come l'Inghilterra. Dove però invece c'è da preoccuparsi è che se è vero che in paesi poco rischiosi, per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con la solidità della loro economia, ci si può aspettare che il tasso di rifinanziamento, anche grazie alle politiche della BCE, rimarrà basso per un lungo periodo di tempo e più basso forse del tasso di crescita, per alcune economie che invece sono più fragili, questa aspettativa non è così ovvia. Questo perché il tasso di interesse è influenzato dal cosiddetto premio al rischio. Che cos'è il premio al rischio? È quella cosa in più, quella remunerazione in più che gli investitori chiedono per fare un investimento rischioso. Noi sappiamo per esempio oggi che l'Italia si rifinanzia ad un tasso più alto non solo della Germania, ma anche della Spagna e del Portogallo. Sappiamo anche inoltre, perché l'abbiamo vissuto nell'esperienza del 2011 e del 2012, che nella misura in cui il mercato percepisce che l'ombrello europeo, soprattutto quello della Banca Centrale, non funziona, non garantisce interventi a favore, diciamo, di acquisti sul mercato del debito sovrano,
ci si possono aspettare attacchi speculativi che in quel caso possono portare dei paesi che anche potrebbero essere su un passo sostenibili a invece a situazioni di, non so, di insostenibilità, proprio perché il tasso di interesse si impennerebbe a livelli molto maggiori del tasso di crescita. E questa è la grande preoccupazione dell'Italia. Quindi con questa premessa arrivo al terzo punto del mio discorso. Avendo detto questo, cosa sono gli strumenti europei che noi abbiamo oggi, che si possono mettere in campo per garantire la stabilità del debito, quindi la stabilità finanziaria, ma forse anche andare oltre e dare una risposta europea comune dal punto di vista di quello che bisogna fare per la ricostruzione, quindi per accompagnare una crescita non solo sostenuta ma anche sostenibile, perché dobbiamo prepararci a possibili crisi future e quindi rendere le nostre società più resilienti. Resilienti non solo dal punto di vista economico, ma resilienti anche dal punto di vista climatico e sociale. Cosa sono gli strumenti che abbiamo oggi? In primis abbiamo, per quanto riguarda i paesi dell'Eurozona, che sono un sottoinsieme, come voi sapete, dei paesi dell'Unione Europea, abbiamo uno strumento principale che è quello della politica monetaria della BCE. Questo è l'unico strumento veramente federale di politica economica che noi abbiamo. La BCE però è un'istituzione indipendente che quindi può agire in modo molto veloce perché richiede una decisione del suo consiglio dei governatori che può essere presa a maggioranza e non a unanimità. Ha una responsabilità molto vasta, che è quella della stabilità finanziaria e quindi dell'immissione nel mercato di sufficiente liquidità per renderlo appunto stabile e viabile. È responsabile anche quindi di mantenere delle condizioni di credito tali per cui appunto l'economia reale possa essere alimentata, e soprattutto ha, diciamo, una responsabilità principale nella gerarchia del suo mandato, che è quella di mantenere la stabilità dell'inflazione. Oggi l'inflazione è bassa, molti economisti si aspettano che continuerà ad essere a bassa, quindi la BCE ha una libertà di azione, sapendo però che il compito della BCE è un compito appunto di fornire liquidità e non quello di salvare stati insolventi o istituzioni creditizie insolventi. Questa è una distinzione che a molti sfugge, ma che è molto importante, perché quando si tratta di salvare stati e banche che non sono viabili, si mettono a repentaglio le risorse dei cittadini, dei contribuenti, e quindi se questo si fa deve passare attraverso una decisione politica, non può essere una cosa che è delegata ad un'istituzione indipendente come la BCE. Quindi questo può fare la BCE, ha potenti strumenti nel suo paniere, diciamo, però ha anche dei limiti. Poi esiste tutta una possibilità di azione che ha a che fare con la Commissione, però la Commissione ha strumenti limitati, il budget della Commissione è limitato, la Commissione fino adesso non ha concepito l'idea di poter indebitarsi sulla base di possibili, appunto sulla base di garanzie dovute alle entrate dei contribuenti futuri. Esiste però il meccanismo europeo di stabilità che funziona, che può fare prestiti e può raccogliere fondi ulteriori sul mercato, quindi può andare a leva, quindi ha una certa potenza di fuoco. Esiste la Banca Europea degli Investimenti che può fare appunto prestiti garantiti alle imprese. Le decisioni del MES naturalmente richiedono un accordo politico tra Stati membri. Quindi questa, come dicevo prima, è una grande differenza con il meccanismo decisionale della Banca Centrale Europea. Questo è quello che abbiamo oggi.
Ed è quindi legittimo chiedersi se questi strumenti esistenti di possibile intervento comune siano sufficienti. Allora, per capire se sono sufficienti, cerchiamo di definire bene gli obiettivi, che nella discussione, secondo me, nel dibattito italiano sono spesso stati mal definiti. Qui, secondo me, è molto importante intanto distinguere di che cosa abbiamo bisogno per la stabilità dell'Eurozona e che cosa c'è bisogno invece per rilanciare l'Unione Europea. Per quanto riguarda l'Eurozona, io credo che ci sono tre obiettivi importanti rispetto ai quali dobbiamo misurare gli strumenti esistenti e quindi anche valutare cosa si deve fare in più. Il primo è appunto la stabilità monetaria, quindi la capacità di dare liquidità alle banche che ne hanno bisogno o al mercato finanziario che ne ha bisogno appunto la presenza sul mercato sovrano per evitare impennate speculative sulle spread di alcuni paesi, quindi tenere quel premio al rischio di cui parlavo prima contenuto. La seconda è che la politica di bilancio dei paesi deve essere coerente con la politica della BCE. Le politiche fiscali non possono essere diverse, troppo diverse tra paesi, perché ci deve essere una coerenza tra appunto politica di bilancio e politiche monetarie. Questo è ottimale, diciamo, per una risposta coerente ad uno shock economico di questa portata. Quindi in realtà ci sarebbe bisogno di più coordinamento tra politica monetaria e fiscale e questo purtroppo oggi non abbiamo degli strumenti adeguati a questo fine, anche se abbiamo, diciamo, uno strumento soft, se voi volete, che è quello del coordinamento che si può fare tra i ministri delle finanze in seno all'Eurogruppo. Il terzo obiettivo è che far sì che i paesi possano continuare appunto a mettere in campo delle politiche di difesa della salute pubblica e della loro economia senza perdere accesso al mercato. E qui è dove entra lo strumento del meccanismo di stabilità, che attraverso la concessione di prestiti a tassi concessionari, cioè quindi a tassi al di sotto del mercato, può diciamo, facilitare il continuo accesso al mercato di paesi che hanno bisogno di rifinanziarsi e che altrimenti sarebbero confrontati con tassi troppo alti. Questa è l'Eurozona. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, io credo che il problema principale oggi sia quello, oltre diciamo a un'agenda più ambiziosa che bisognerebbe, a mio avviso, essere messa in campo, però al minimo il problema è quello di preservare il mercato unico. Quindi evitare che approcci differenti all'emergenza sanitaria distruggano la mobilità all'interno dell'Unione e quindi mettano a repentaglio questo bene comune che noi abbiamo, che è il mercato unico. In più, io credo che l'Unione Europea abbia la responsabilità, debba essere più chiara sull'obiettivo comune di una ripartenza dell'economia europea che veda appunto una ricostruzione di qualità che accompagni una crescita sostenibile, come dicevo prima. E questo è un obiettivo comune, ma c'è anche un elemento di solidarietà che deve essere concepito nelle politiche che si mettono in campo. Quindi, da una parte c'è bisogno di condividere il costo della crisi, da un'altra parte c'è bisogno di rilanciare l'Unione Europea dopo la crisi e per questo appunto c'è bisogno di differenti strumenti, perché gli obiettivi, così come ho descritto, sono obiettivi differenti che quindi hanno bisogno di strumenti differenti. Allora, che cosa è stato fatto fino ad ora? Abbiamo visto gli interventi massicci della BCE, quindi una specie di whatever it takes fase 2, post Draghi, la Lagarde dopo una piccola esitazione
sta dimostrando una grande aggressività di intervento. La lezione del 2008 è stata capita, è importante che una banca centrale in una situazione di questo genere, come sta avvenendo anche negli Stati Uniti, agisca con tempestività, con programmi open-ended, cioè che non siano condizionali, ma che quindi rassicurino il mercato che la BCE sarà lì a garantire la stabilità del mercato finanziario e ad essere un backstop per i mercati finanziari. Queste sono cose che si stanno facendo con vari strumenti, poi nel QA casomai ne parliamo più in dettaglio. Cosa invece è stato fatto dal lato MES, BEI, eccetera? Qui ci sono state più o meno 5 componenti. C'è stato il primo intervento della Commissione con l'Investment Initiative che diciamo, ha usato più o meno strumenti esistenti del bilancio comune, quindi non nuove risorse fresche, ma una diciamo, riattribuzione di funzioni. Le cose nuove sono state la seconda, appunto, che è questo programma SUR, che sono prestiti concessionali a sostegno della disoccupazione temporanea. Questo è uno strumento nuovo, probabilmente a mio avviso troppo limitato dal punto di vista quantitativo, però è sicuramente una grande novità nella strumentazione che è comune dell'Unione. Inoltre è stato messo in moto un fondo di garanzia europeo della Banca degli Investimenti Europei, che invece è un'espansione di uno strumento esistente. E cosa a mio avviso importante, però molto controversa in Italia, il fondo l'European Stability Mechanism ha creato una nuova linea di credito non condizionale, però diciamo mirata alle spese legate appunto alla crisi di salute pubblica. La cosa che non è stata fatta e che però è ancora in discussione e finora non c'è accordo, ma si spera che prima o poi il Consiglio e l'Eurogruppo la partoriranno, è questo European Recovery Fund che invece dovrebbe appunto mettere in campo risorse in comuni per la ricostruzione, che è l'ultimo degli obiettivi di cui parlavo prima. Quindi come si deve giudicare il punto dove noi siamo oggi? È giusto che, poiché ci sono molti obiettivi diversi, come ho cercato di spiegare, ci siano vari strumenti. È controproduttivo puntare su un solo bazooka, sull'eurobond, su un discorso diciamo divisivo e poco diciamo costruttivo, proprio perché appunto i problemi sono diversi, l'Eurozona è diversa dall'Unione Europea, la ricostruzione è un problema diverso della stabilità finanziaria, eccetera. È anche giusto, a mio avviso, puntare su istituzioni esistenti nella misura del possibile e adattarle al problema della pandemia, però è assolutamente necessario andare oltre e per questo la discussione del fondo di ricostruzione è molto importante, è una discussione molto difficile perché un fondo di ricostruzione che ha la possibilità di andare a leva, quindi prestare, chiedere fondi dal mercato sulla garanzia comune o parzialmente comune di risorse appunto europee, è una grande discontinuità rispetto a quello che l'Europa ha fatto fino adesso e forse anche rispetto a certi limiti, diciamo per quanto su questo ci sono delle ambiguità, che sono diciamo, costituiti dal trattato. Quindi questo non è un done deal, è normale che non lo sia, data la discontinuità che lo caratterizzerebbe, però questa discontinuità oggi, a mio avviso, è necessaria. Attenzione, bisogna non sottovalutare il problema appunto della legittimità appunto di alcuni strumenti di cui si discute. Il Recovery Fund, ma come anche prestiti non condizionali del MES,
implica, e come anche l'azione della BCE, implicano dei trasferimenti tra paesi, dei sussidi verso certi paesi, e abbiamo visto appunto che i paesi sono diversi per esposizione al rischio, quindi sicuramente queste politiche hanno delle conseguenze redistributive. Questo è giusto da un punto di vista forse sia di stabilità che, che del principio di della solidarietà, ma devono essere legittimate da un processo politico, da un processo democratico, e in Europa questa, diciamo, la nostra unità politica, il processo politico che le dovrebbe sostenere, è naturalmente molto limitato perché non abbiamo l'integrazione politica sufficiente per poter dare delle spalle robuste a queste grandi discontinuità dal punto di vista delle misure economiche. Quindi da una parte è auspicabile che la discontinuità avvenga, ma bisogna fare molta attenzione a come questo avviene, alla legittimità democratica che bisogna dargli. Sono convinta che se si riuscisse ad andare in questa direzione, questo avrebbe implicazioni per l'Europa molto al di là, diciamo, della valenza economica di queste misure, ma implicherebbero nel tempo una inevitabile futura cessione di sovranità da parte dei paesi, non solo per quanto riguarda la politica monetaria, ma anche per quanto riguarda la tassazione e la politica fiscale. Quindi questo non è un piccolo passo ed è un discorso da non prendere alla leggera. Quindi arrivo all'ultima parte della mia introduzione. Che cosa è in gioco in Europa oggi, date queste premesse che ho fatto? Dobbiamo distinguere tra il problema economico che ho descritto a un problema più generale, più di lungo periodo, sulla necessità di più Europa e sulla fondamentale funzione dell'Europa per noi, inclusa l'Italia. Dal punto di vista economico è chiaro che, soprattutto per l'Eurozona, che questa è un'unione che funziona quando fa bel tempo, ma funziona meno bene quando piove o quando grandina, direi, come in questo momento. Quindi abbiamo bisogno di strumenti nuovi, come ho già detto, però appunto non possiamo pensare che questi implicano una garanzia incondizionata ad alcuni paesi. Abbiamo bisogno di strumenti nuovi, questi strumenti nuovi sono necessari per tutti, per rilanciare, diciamo, la crescita comune, ma implicano anche degli effetti redistributivi che quindi devono essere, quindi quando avvengono devono essere in qualche modo sopportati da un processo di legittimazione che non può che essere politico. Più in generale, io credo che la motivazione, al di là dell'economia, la motivazione per il progetto europeo oggi si è rafforzata. Si è rafforzata oggi di fronte a questa crisi, ma a mio avviso si è rafforzata negli ultimi 10 decenni. È chiaro che lo Stato nazionale non dà più le risposte necessarie ai problemi che si sono moltiplicati perché connessi ai processi di globalizzazione sia reale che finanziaria e anche alle grandi sfide, inclusa quella climatica, quella appunto del clima e della sostenibilità ambientale. Quindi da una parte noi abbiamo bisogno di più Europa perché abbiamo bisogno di dare risposte comuni a problemi che una nazione sola non può risolvere. Paradossalmente però il nazionalismo in ogni paese si è rafforzato, quindi da un certo punto di vista la società civile va contro questa necessità. Per chi crede che le risposte comuni siano necessarie, come me, e non solo per un problema di stabilità finanziaria, ma anche per far fronte al problema dei rifugiati, per far fronte al problema del clima, eccetera, e per chi crede che questo sia necessario anche perché l'Europa ha dei valori da difendere in una situazione geopolitica molto cambiata, in cui vediamo un conflitto tra Cina e Stati Uniti, una mancanza, diciamo, di centralità degli Stati Uniti, che diciamo che era stata la norma fino a poco tempo fa, proprio per chi crede che questo sia necessario, è importante che si metta in moto un processo di
cooptazione della società civile, di democratizzazione di questa discussione. Questa discussione non può essere solo nelle mani dei tecnocrati, perché il backlash contro le istituzioni europee, contro le istituzioni globali è evidente, e quindi questo richiede democratizzazione, ma anche richiede rispondere ai bisogni dei cittadini, che sono appunto, che sono bisogni anche nuovi, come suggeriva Enrico all'inizio. Questo significa anche che bisogna aprire un discorso più a medio e lungo periodo, se l'Europa, come uscita dal Trattato di Maastricht, quindi questa Europa basata su una separazione tra politica monetaria e il resto delle politiche, su un principio di sussidiarietà che è molto restrittivo, se questo impianto sia sufficiente. Io credo che questo impianto non è più sufficiente, e quindi bisogna aprire una discussione su qual è, diciamo, l'architettura politico-istituzionale di cui abbiamo bisogno per rilanciare questo progetto. Quindi, in conclusione, l'agenda è molto complessa, è di breve, di medio e di lungo periodo. Non si può chiedere all'Europa una generica domanda di solidarietà, è molto più complicato di così, come spero di avere, diciamo, in questa mezz'ora cercato di spiegare, e quindi bisogna andare al di là, bisogna ripensare, diciamo, il nostro impianto politico istituzionale oltre agli strumenti economici che abbiamo messo in campo. Grazie. Benissimo, grazie davvero, grazie, a parte che non è stata una mezz'ora, sono stati 30 minuti esatti, devo dire complimenti anche per questo, ma davvero per l'esposizione dettagliata ma anche di scenario che ci ha consentito di avere idea della complessità e della prospettiva che si apra non solo dal lato economico ma anche della politica e delle politiche che si adotteranno da parte degli Stati membri e dell'Unione Europea. Credo che ci sia lo spunto per un dialogo, una discussione con gli studenti. Enrico, ti chiedo se ti fa piacere intervenire ora per un commento e orientare la discussione, poi dopo. Allora, ok, vediamo un po' gli studenti che possiamo chiamare, perché di solito impiegano qualche minuto per prepararsi. Mi dicevano che c'era Samuel Boscarello che si è già prenotato, e chiedo anche se ci sono altri studenti che hanno già chiesto di intervenire. Ci sono, eccomi, allora. Eccoti, buon pomeriggio. Ciao, a te la parola. Buon pomeriggio. Sì, oltre ai cambiamenti sulle politiche monetarie, economiche, fiscali, credo che ci saranno forti ripercussioni anche sulle politiche industriali. Cioè, ricordo che anche prima che l'epidemia diventasse una pandemia si cominciava a parlare dell'opportunità forse di modificare le catene globali del valore, che su alcuni settori erano e sono troppo dipendenti forse da un solo paese, ad esempio quello tecnologico, smartphone, high tech dalla Cina e così via. E da questo punto di vista, ad oggi sulla tecnologia, sul fronte dell'innovazione, l'Europa, vediamo, insomma, le più grandi compagnie del mondo sono statunitensi e cinesi, l'Europa mi sembra rimasta indietro. Da che cosa deriva questo rimanere indietro dell'Europa? E due, ci sarà la possibilità realisticamente che anche dal punto di vista della politica industriale ci sia un maggiore coordinamento sul fronte dell'automazione 4.0 e così via, che fino ad oggi, insomma, se ne è parlato molto, poi con la pandemia un po' le priorità si sono spostate su altro, ma potrebbe essere una leva per riportare l'economia europea sullo stesso piano di competitività rispetto a quelle degli Stati Uniti e della Cina? Grazie. Bene, ti ringrazio. Facciamo blocchi di due o tre domande, come preferisce. Facciamo così. C'è un'altra. Mattia D'Alessandra, che ci segnala che avrei piacere di intervenire sul Q&A. Possiamo. Eccolo qua. Piacere, spero mi sentiate. Non attivo la telecamera perché ho un internet molto lento, mi scuso per questo problema. Io volevo chiederle, data la sua grande esperienza di politica monetaria,
Si parla molto anche le agenzie di rating, quando danno il loro responso sul rating dei paesi europei, della sostenibilità del debito come garantita dagli interventi della Banca Centrale. Tant'è che in parte quasi viene da chiedersi perché la Banca Centrale non cancelli semplicemente questi debiti e perché non ne compri ancora di più. Allo stesso tempo vediamo magari in altri casi, per esempio la Banca Centrale Svizzera, come possono aversi perdite miliardarie su questi portafogli che hanno in pancia. Allora io mi chiedo, lei ritiene che questo spazio per acquistare debito di paesi che hanno ora le banche centrali sia momentaneo e quindi destinato a scomparire in futuro, portando quindi a problemi e potenziali default tra qualche anno in situazioni di crescita maggiore, oppure che siano qualcosa che rimarrà nel tempo frutto del cambiamento delle scelte dei risparmiatori, del cambiamento del funzionamento dei mercati finanziari, quindi di una riduzione del moltiplicatore monetario, che porta a dare alle banche centrali una capacità perenne di espandere la propria base monetaria. Grazie mille. Benissimo, facciamo queste due. C'è anche Lorenzo Catalano, facciamo così un blocco di tre. Lorenzo Catalano. Sì, grazie mille per l'intervento. Tre domande. Una sua opinione sull'helicopter money. Un'altra è, ho letto sul suo editoriale che auspicava un intervento in equity dell'attore pubblico. Se hai in mente attraverso quali istituzioni, e se possono essere delle banche di sviluppo o simili. E un'altra più di posizionamento sul dibattito Eurobond. Alcuni tra cui Varoufakis denunciavano il fatto che chiedere della solidarietà sia sbagliato, perché appunto, cioè, bisognerebbe al contrario sottolineare i vantaggi che i paesi del sud hanno portato a chi invece ha accumulato un surplus in questo momento, in questa negoziazione. Lei pensa che potrebbe essere utile cambiare il posizionamento nella negoziazione in questo senso? Grazie. Benissimo, io direi che siamo... andare su queste domande, prego. Queste tre. Allora, comincio dalla politica industriale e dalle catene di valore. Dunque, intanto distinguiamo il problema della catena di valore dalla politica industriale. Diciamo, la tendenza all'onshoring, cioè riportare a casa pezzi di produzione, era già presente prima della pandemia, e questo in qualche modo è in linea con una rinascita di posizioni nazionaliste, inclusi gli Stati Uniti. Io credo che però bisogna capire che le catene di valore sono la nuova forma, la forma moderna di commercio internazionale, quindi l'idea di tornare indietro, in cui ogni paese si fa le cose a casa sua, a mio avviso non sarebbe auspicabile. Non dobbiamo neanche scordare che le catene di valore sono state un grande veicolo di trasferimento tecnologico verso i paesi più poveri, e quindi anche un veicolo di convergenza economica tra paesi poveri e paesi ricchi. Quindi sarebbe una catastrofe dal punto di vista della distribuzione del reddito a livello globale se si ritornasse completamente indietro. Quello che però è auspicabile è irrobustire, diciamo, la resilienza, per cui per esempio è auspicabile che i paesi tengano maggiori scorte a casa, oppure che ritengano alcuni pezzi importanti soprattutto per paesi avanzati come il nostro, della testa di alcune di queste filiere, che non ci sia una divisione del lavoro tale per cui appunto in alcuni paesi si fa l'innovazione e negli altri si zappa la terra, ecco, per dire. Cioè, quindi, diciamo, io credo che queste connessioni vadano governate in modo intelligente, ma non credo che ci sia un ritorno indietro possibile a una rinazionalizzazione. Ci sarebbe non solo, appunto, come ho detto, delle implicazioni dal punto di vista della distribuzione del reddito, ma anche dell'efficienza complessiva, e quindi questo non sarebbe auspicabile. Per quanto riguarda la politica industriale, chiaramente la politica industriale è nell'aria, è di ritorno, ne parlano tutti i paesi, diciamo, o ricominciano a parlare di aiuti di Stato, e perlomeno a livello temporaneo la Commissione ha
reso più flessibile appunto le politiche nei confronti degli aiuti di Stato. Anche lì io credo che bisogna avere equilibrio. In principio, se il mondo fosse perfetto, è chiaro che l'Europa dovrebbe collaborare per avere, diciamo, delle politiche di aggregazione in alcuni settori strategici chiave. Il mercato unico è un'opportunità proprio per questo, perché permette dei consolidamenti. Sappiamo però che l'esperienza del passato non è stata particolarmente, non ha avuto particolarmente successo, e che le tensioni tra nazioni anche all'interno dell'Europa in questo momento prevalgono. Quando si sta parlando, nella discussione oggi sul Recovery Fund, si sta parlando anche di Equity Fund, però non per quanto riguarda appunto le grandi imprese e le imprese strategiche, proprio perché questo ha, diciamo, una valenza politica in questo momento abbastanza tossica. Quindi non credo che i tempi siano maturi, però se il processo politico di integrazione andasse avanti, credo che quello in qualche modo debba essere una delle leve di questa cosa. Si parla però di un fondo di ricapitalizzazione temporaneo per le piccole imprese, non è chiaro ancora come lo vogliano fare, né se poi alla fine si farà, però diciamo questo è un inizio di riflessione, appunto, di intervento in equity a livello europeo, che a mio avviso è molto importante, e comunque io ho scritto a favore di interventi in equity anche a livello nazionale. Credo che l'Italia debba porsi nelle politiche nazionali di sua competenza il problema dell'equity, non solo quello del debito. In questo momento questo è uno strumento molto importante. E poi naturalmente c'è il problema della concorrenza, e quindi anche lì, insomma, credo che l'ultima parola, non, insomma, che le cose cambieranno anche da questo punto di vista. Se la voglio mettere molto sul generico, l'Europa deve decidere che modello di capitalismo vuole, se vuole il modello cinese, se vuole il modello americano o se vuole il modello tedesco. E questa è una discussione che ha a che fare con la concorrenza, con le regole di governance, con il principio, con gli aiuti di Stato, insomma, con la nostra integrazione politica. Insomma, è una discussione molto importante e molto complessa. Scusate quando sono stata troppo lunga. Arrivo alle domande sulla politica monetaria. È sostenibile o non sostenibile? Come bisogna pensare alle potenziali perdite di una banca centrale che interviene comprando asset rischiosi? Questa mi sembra fosse un pezzo della domanda di Mattia. Allora, è chiaro che in tempi normali, che però normali voi non eravate nati, perché i tempi normali sono finiti nel 2007, le banche centrali compravano solo asset molto sicuri, quindi proprio perché non volevano prendere rischio nella loro balance sheet, nei loro bilanci, rischio di credito. Cioè la loro è una funzione appunto di management della domanda, ma non la funzione della politica monetaria. Cioè la politica monetaria in principio nel passato doveva essere il più neutrale possibile, perché un rischio di credito può comportare delle perdite, cioè può comportare possibilmente capitale negativo, e quindi capitale negativo richiede o una ricapitalizzazione da parte degli stati membri, e quindi diciamo sono soldi dei contribuenti, quindi è un intervento di tipo fiscale, oppure continuare ad avere capitale negativo, perché una banca centrale può avere capitale negativo. Ma questo non si può fare, quindi anche se periodi di banche centrali con capitale negativo sono state presenti nella storia, la Banca del Cile per esempio l'ha avuta per un periodo molto lungo, in realtà in Europa c'è un limite a questo. Quindi nel momento in cui le perdite il rischio di credito si dovesse materializzare, a quel punto ci potrebbe essere in principio un bisogno di ricapitalizzazione che richiederebbe appunto delle risorse nazionali, fiscali nazionali.
Il problema però è che, diciamo, qual è il vero limite? Siccome in principio abbiamo cambiato tante cose, quindi potremo anche cambiare la regola del capitale negativo, se la BCE decidesse di andare avanti con capitale negativo, qual è veramente il limite della potenza della BCE? Il limite della potenza delle BCE è costituito esclusivamente dall'inflazione. Nel momento in cui la sua azione provocasse inflazione, a questo punto, anche se una banca centrale non può andare in default, di fatto andrebbe in default perché il valore dal punto di vista reale però andrebbe in default perché l'aumento dei prezzi porterebbe ad un valore zero della moneta e quindi ad un'iperinflazione. Questo è il caso limite. Ed è il modo in cui bisogna pensare al vincolo di bilancio di una banca centrale. Quindi è un vincolo, diciamo, in present values che deve considerare appunto l'inflazione futura. In questo momento di inflazione bassa si può pensare che quindi il campo di azione sia molto alto. Ma c'è un altro problema: nel momento in cui, quando si parla di rischio dovuto agli acquisti sul debito sovrano nell'unione monetaria, questo rischio si materializza solo nel momento in cui effettivamente un paese va in default ed esce dall'eurozona. Quindi è un rischio teorico, cioè se noi rimaniamo nell'Unione questo rischio sul debito sovrano non si materializza. Adesso se voi vedete nel sistema di pagamenti delle transazioni tra le banche centrali, il sistema Target 2, vediamo che tutte le volte che la posizione di indebitamento rispetto alla Bundesbank della Banca d'Italia è enormemente aumentata. Perché? Perché nel momento in cui la Banca d'Italia compra debito italiano per conto della BCE, questo va a finire in un deposito di una banca italiana, ma poi, poiché i capitali vanno poi a finire in Germania, va a finire nelle banche tedesche. Questo risulta in una posizione di credito della Germania rispetto all'Italia. Se l'Italia dovesse fare default e uscire dall'area dell'euro, la Germania avrebbe un problema di credito probabilmente non riscuotibile nei confronti dell'Italia. Diciamo, questa è una preoccupazione teorica, ma fino a un certo punto, perché comunque è chiaro che noi siamo legati, perché abbiamo la moneta comune, anche a degli obblighi, degli obblighi di politiche che non abbiano esternalità negative in questo senso verso altri paesi. Quindi io credo che Varoufakis abbia torto, nel senso che garanzie a pioggia comune o dal punto di vista di un intervento completamente limitato alla BCE o dal punto di vista appunto dell'emissione di bond garantiti da tutti i paesi e dai singoli paesi, come si dice joint and single guarantees, questo avrebbe, diciamo, diciamo, senza un processo politico che lo supporti, era un po' il senso del mio discorso prima, è difficile da far digerire al Nord, anche per delle ragioni sacrosante, insomma, di come funziona una democrazia, e soprattutto perché ci sono queste asimmetrie persistenti che però, diciamo, una volta nella vecchia crisi si diceva nord e sud, ricordiamoci adesso non c'è più una grande differenza tra nord e sud, perché appunto il Portogallo e la Spagna sono usciti dall'emergenza, quindi rimane, vabbè, la Grecia è una cosa diversa perché è un paese che è ancora, diciamo, sotto osservazione, ma il problema, diciamo, il grande malato d'Europa oggi è l'Italia, quindi c'è un'asimmetria, insomma, persistente. E non credo che questo problema possa essere risolto semplicemente con delle garanzie a pioggia nei confronti dell'Italia. Arriviamo a Lorenzo, l'helicopter money. L'helicopter money, non c'è una analiticamente non c'è una differenza tra helicopter money e una diminuzione permanente delle tasse.
sono esattamente la stessa cosa, e il problema è che in un caso l'implementazione è fatta dalla banca centrale, nell'altro caso è fatta dall'autorità fiscale. Quindi ancora una volta, secondo me è un problema di governance, di capire cos'è, chi lo deve fare, se una istituzione indipendente governata da funzionari non eletti oppure da governi eletti, che quindi possono essere soggetti a giudizio dei loro cittadini. Penso che sia meglio che queste cose le faccia l'autorità fiscale, appunto per ragioni appunto di democrazia, piuttosto che la banca centrale, e penso che sarebbe auspicabile che ci fossero però delle forme di coordinamento tra l'intervento della politica monetaria e la politica fiscale, che oggi nella zona euro non ci sono. Quindi qui anche lì è una questione di institution building, insomma di fornirci di istituzioni che lo possono fare. Non scordiamoci che comunque l'helicopter money, nel momento in cui il QE, che comunque sono in principio interventi temporanei, invece continuasse, diciamo, a tempo indefinito, di fatto questo sarebbe l'helicopter money, insomma, cioè c'è una differenza abbastanza diciamo fine tra QE nel momento in cui non è chiaro che questi bilanci delle banche centrali in Europa, come in altri posti, verranno ridotti nei prossimi decenni. Lo vedo come uno scenario abbastanza improbabile, e quindi in qualche modo abbiamo creato permanentemente moneta. L'ultima domanda di Lorenzo era sull'equity, quali istituzioni. Sì, anche lì penso che appunto ci sarà bisogno di istituzioni nazionali e europee. Credo che però il primo passo dovrà essere fatto dalle istituzioni nazionali. L'Italia già lo sta facendo ampiamente con la Cassa dei Depositi. Quello che forse non c'è ancora in Italia è uno strumento per le piccole imprese che funzioni. Cioè, in principio c'è, però finora ha funzionato molto male per le piccole imprese. Bene, grazie. Allora, abbiamo due domande che ci sono arrivate, una su YouTube e l'altra nella chat degli studenti. Intanto mi fa piacere ringraziare Tini Andreatta, che ci sta ascoltando e che ha ascoltato la lezione della professoressa Reichling. La saluto e saluto per suo tramite tutta la famiglia del professor Andreatta, che anche in altre circostanze ha seguito questa lecture dedicata alla memoria, appunto, di Nino Andreatta. Claudio Esposito Scalzo le chiede, lei ha fatto il paragone con il Giappone, che ha un debito pubblico molto alto e molto basso. Questa circostanza è attribuita generalmente al fatto che il 90% circa del debito è nelle mani di istituzioni pubbliche o semipubbliche, le quali non operano speculazioni e determinano rendimenti molto bassi sulle scadenze. Ritiene che una politica volta a favorire l'acquisto interno anche europeo possa essere una soluzione adeguata per contenere le speculazioni? Poi Renata Giordano su YouTube pone un tema più generale politico, una nostra studentessa, come anche Claudio, come superare il deficit democratico europeo proprio per poter assumere le decisioni a cui faceva riferimento, e come farlo in mancanza di intermediari, quale ad esempio i limiti, si riferisce ai limiti dei partiti politici europei che facciano da collante tra popolo e istituzioni. Sarà il caso di ripensare ai meccanismi decisionali orientandoci verso la costituzione di organismi meno intergovernativi. Poi invece c'è Michele Bellini, che si occupa di questioni europee ed estere per la scuola, che saluto e che farà una domanda anche appunto in presenza virtuale perlomeno. Vai Michele. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'intervento e soprattutto per aver sottolineato quell'aspetto sulla doppia divergenza, sia nelle risposte adesso che potenzialmente anche più tardi. Penso che quello sia un aspetto che è fondamentale, ma non è stato abbastanza sottolineato nel dibattito pubblico. La mia domanda, molto brevemente, volevo riportarla un po' sul terreno più del dibattito politico italiano per quanto riguarda il MES, nel senso che è sicuramente un dibattito estremamente schizofrenico per certi versi, come abbiamo notato. E oggi, insomma, è un po' la notizia di oggi, questa sorta di spunta, la sorveglianza. Cioè, in realtà, quello che, insomma, vedendo le carte, dall'accordo dell'Eurogruppo, dal testo dell'accordo dell'Eurogruppo, si faceva comunque riferimento ai trattati fondativi
del MES che prevedevano la possibilità di questa sorveglianza, per cui forse era troppo presto da un lato e dall'altro esporsi senza aver valutato tutte le questioni importanti. Per cui la mia domanda è: secondo lei, dalle negoziazioni in questa fase sul MES, che cosa ci dobbiamo aspettare e come potremmo definirci soddisfatti, quali parametri tenere in considerazione, insomma, nella decisione? Grazie. Benissimo, prego professoressa. Allora, Giappone e nazionalizzazione. Dunque, io credo che nell'Unione Europea che si basa, sull'integrazione finanziaria, sarà molto difficile andare verso una nazionalizzazione del debito, perché gli italiani devono essere, per comprare questo debito, dovranno avere degli incentivi economici sufficientemente forti, tali per cui, appunto, invece, perché hanno evidentemente alternative, insomma, e quindi questo è vero anche per i giapponesi. Ci sono delle ragioni culturali e istituzionali in Giappone per cui i giapponesi finora hanno avuto una grande preferenza per il debito giapponese, però è sicuramente una preoccupazione anche in Giappone, che in un mondo in cui la finanza è globalizzata, questo è un equilibrio molto instabile che potrebbe, appunto, cambiare da un momento all'altro. Quindi questo strumento, che un po' era lo strumento degli anni 50, degli anni 60, la cosiddetta repressione finanziaria, non è uno strumento particolarmente adatto ad un mondo in cui c'è movimento libero di capitali. Naturalmente questo non implica che non si possa mettere in campo una politica in cui alcuni incentivi fiscali inciteranno gli italiani ad una maggiore appetito per il debito pubblico, ma ci sono dei costi da questo punto di vista, perché questo risparmio privato che abbiamo in Italia sarebbe auspicabile andasse a finanziare delle attività più produttive che quello del debito pubblico italiano. Comunque, insomma, chiaramente bisognerà trovare un equilibrio nei prossimi anni tra crescita, incentivi fiscali, appunto, per l'acquisto di debito nazionale, e politiche europee, e anche sicuramente bisognerà mettere in campo nel lungo periodo delle politiche di consolidamento. Comunque in Italia, come in Europa, nel futuro ci si dovrà aspettare più tasse, a meno di non svegliarsi con una crescita molto irrobustita, che però realisticamente, anche per questa dinamica demografica, non vedo tanto possibile. Secondo Renata, sul deficit democratico e sui partiti politici, sì, sono d'accordo, Renata, che il deficit democratico andrà riempito, ma non si è ancora capito bene come. Anche perché le due famiglie politiche fondamentali europee, sia quella cristiana che quella socialdemocratica, sono profondamente in crisi e quindi, diciamo, certe risposte che erano state un po' il perno dell'identità dell'identità europea, delle politiche fatte, insomma, nel dopoguerra, non sono forse più adatte ai nuovi bisogni, al nuovo contesto. Quindi bisognerà creare sicuramente e altre forme di coinvolgimento della società civile, oltre a dare più importanza al Parlamento europeo, però, appunto, cioè, sicuramente non è questa la mia expertise. Vedo piuttosto questo come un'agenda da riempire più che un'agenda verso cui ho delle risposte chiare. Forse Enrico avrà più cose da me da dire da questo punto di vista, però mi sembra comunque un cammino molto in salita, però assolutamente necessario. Sul MES ho visto con grande allarme, francamente, un articolo stamattina di Repubblica, perché speravo che il punto del MES e della condizionalità fosse stato chiarito
dopo i primi, diciamo, reazioni isteriche da parte di una da parte di un, perlomeno un pezzo della politica italiana, finalmente si era capito che questa nuova linea di credito non è soggetta alla condizionalità delle linee di credito tradizionali. E invece oggi su Repubblica è rispuntata questa preoccupazione e non ho capito bene per quale ragione, perché mi sembrava che le cose fossero state chiarite da vari articoli che sono usciti sui giornali e da un intervento stesso di chiarimento dell'SM. Il fatto che ci sia una forma di sorveglianza su come i fondi sono spesi non è la stessa cosa della condizionalità, sono due cose diverse. La condizionalità è un prestito a condizione di riforme, a condizione di un certo tipo di politica. La sorveglianza è una cosa diversa, la sorveglianza c'è sempre ed è... Quindi ho trovato abbastanza pretestuoso l'articolo su Repubblica, o forse un articolo magari mirato a continuare, diciamo, a fare... diciamo mettere fumo su questo dibattito abbastanza inutile. Io credo che il dibattito importante, il negoziato importante sul MES ora sia sulla maturità del prestito, perché un prestito concessionale a 10 o a 20 anni è diverso da un prestito concessionale a 3 anni dal punto di vista del trasferimento che questo comporta per il paese beneficiario. Ne sa qualcosa la Grecia, in cui quando i prestiti sono aumentati di maturità, questo ha costituito un enorme trasferimento a favore della Grecia, che se ne dica. Quindi su questa, diciamo, la palla su cui si deve concentrare il governo italiano oggi nel negoziato è la maturità del prestito, non la condizionalità, perché la condizionalità, come il MES ha spiegato varie volte, non c'è sulla nuova linea di credito, c'è una minima sorveglianza su come vengono spesi i fondi, ma questa è una cosa diversa. Su questo, sul MES, credo aver risposto, no? Bene, bene. E abbiamo un'ultima domanda, Diletta Ciarella, facciamo un botte e risposta, poi penso che possa intervenire Enrico e poi andate a concludere, in sostanza. Diletta, prego. Professoressa, lei ha parlato del... l'aspetto di come rilanciare l'eurozona, ha parlato della politica di bilancio che deve essere il più possibile simile per tutti i paesi. Come si fa ad attuare questo se ogni paese però ha la sua peculiarità? Che consiglio darebbe per muoverci in questa direzione? Grazie. Rispondo? Prego, sì, certo. Dunque, il problema non è tanto che le politiche sono diverse, il problema è che lo spazio fiscale è diverso, perché ovviamente il debito preesistente alla crisi tra paesi è diverso. L'Italia ha un debito al 135%, la Germania mi sembra all'80% o anche inferiore. Quindi è chiaro che, infatti la ragione per avere un debito relativamente contenuto è proprio per avere più strumenti nel momento in cui arriva la crisi. Questo in qualche modo è inevitabile, e quindi non ci si può fare niente, però la cosa che si può fare è cercare di mettere in moto degli strumenti che comportino o prestiti concessionali o trasferimenti o grant a fondo perduto, per evitare il più possibile le asimmetrie dovute alla mancanza di spazio fiscale precedente alla crisi, cioè nel senso che non si può pensare che questi strumenti vadano a curare tutta la questione precedente del debito italiano, ma che perlomeno creino delle situazioni più omogenee per post crisi, per dare la possibilità al governo italiano di combattere la crisi con la stessa forza di fuoco del governo tedesco ed evitare quindi enormi eterogeneità down the road. Quindi un po' su questa filosofia credo che si stia, diciamo, discutendo in Europa, quindi non di dare una garanzia totale su tutto il debito, ma a cercare di
di affrontare questo problema dello spazio fiscale diverso prima della crisi. Bene, grazie Enrico. Gli spunti sia nell'intervento vero e proprio, sia in questa discussione, credo che non siano mancati. Chiederei un commento per poi andare a qualche ulteriore commento conclusivo da parte della professoressa Reich. Sono rimasto molto pito dalla profondità delle cose che abbiamo ascoltato e anche dal dibattito che gli studenti hanno avuto. Se sentite un flauto in sottofondo è che l'appartamento è colonna, quindi ci sono varie altre attività che sono in corso di svolgimento in questo momento, attività didattiche di vario tipo. Mi sentivo di fare una riflessione, un ragionamento, ne faccio uno solo perché appunto le cose importanti le ha dette Lucrezia, le abbiamo ascoltate, credo sia stato molto importante per gli studenti avere un quadro così ben costruito, sia il quadro generale per alcune anche cose specifiche molto importanti. A me sembra che dentro il quadro che abbiamo di fronte, quello che emerge, forse non si è ancora capito fino in fondo, è la unicità della crisi, la violenza e la drammaticità delle cifre e del fatto che sarà qualcosa che ci accompagnerà nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni, in modo molto molto pesante. Di fronte a una situazione come questa, l'unico paragone è quello del 2008-2012 e questa ha un impatto tellurico ancora maggiore. Quindi ci dobbiamo preparare a un impatto che sarà maggiore, già quello del 2008-2012, le conseguenze telluriche le stiamo subendo ancora oggi, figuriamoci che cosa sarà se l'impatto tellurico adesso è ancora maggiore di quello del 2008-2012. Le istituzioni europee e non solo europee hanno risposto e stanno rispondendo con una rapidità molto maggiore rispetto ad allora. Si tratta di capire se il fatto che sia una rapidità maggiore e un'efficienza maggiore rispetto ad allora fa sì che la risposta sia comunque sufficiente per quanto riguarda l'entità del problema che oggi abbiamo, ma sicuramente questo è un fatto molto importante. Quello che è venuto fuori, secondo me, e quello che sta avvenendo fuori, la mia riflessione vuole essere sull'Italia in questo momento, sono due considerazioni. Una sugli anni che abbiamo dietro le spalle e un'altra invece sulla settimana prossima. Allora, sugli anni che abbiamo dietro le spalle, la riflessione che mi sento di fare è che noi non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare sia in Italia che in Europa, cioè non ci siamo resi conto che il tetto aveva bisogno di riparazioni e le riparazioni al tetto vanno fatte quando c'è il sole. Non le abbiamo fatte, le riparazioni al tetto, quando c'era il sole, e negli ultimi 5 anni, che si raccontino storie diverse, il sole c'era, perché la politica europea non era più una politica di austerità, c'era stata anche data molti margini di flessibilità da 5 anni a questa parte, e questi margini di flessibilità li abbiamo spesi non per riparare il tetto in caso di una futura crisi, ma li abbiamo sostanzialmente usati scialacquando per operazioni alla fine di consenso. Queste sono le storie che hanno legato le tre più evidenti operazioni di questo tipo, cioè gli 80 euro, il reddito di cittadinanza e quota 100, che sono operazioni che sono state fatte in questi anni al posto del riparare il tetto. Il tetto è rimasto privo di riparazioni, e questo vale sia per l'Italia, ma vale anche a livello europeo, dove, quando dico riparazioni, dico che l'area dell'euro aveva bisogno probabilmente di qualche aggiustamento importante in termini di regole, di governance, e queste non sono state fatte. La principale era il completamento dell'unione bancaria, che è rimasto non fatto, non completato. L'altra era il completamento dell'unione dei mercati di capitali, anche lì non completate. E ci troviamo in una situazione, e aggiungo, per me l'altro era anche l'evoluzione del MES, cioè il MES che oggi è al centro del dibattito,
avrebbe dovuto avere un'evoluzione, avrebbe dovuto legarsi maggiormente alla Commissione, avrebbe dovuto comunitarizzarsi maggiormente, è rimasto e rimane troppo intergovernativo. Se si fosse maggiormente comunitarizzato in questi anni, in questi ultimi anni, oggi sarebbe uno strumento sicuramente più utile e più flessibile. Tutte cose che non sono state fatte, c'era il sole e si è deciso che si rimandava a domani gli interventi per sistemare il tetto. Dopodiché adesso non soltanto è arrivata la pioggia, ma è arrivata una tempesta maggiore rispetto a quella di allora e il tetto fa acqua. E salire adesso sul tetto per ripararlo adesso è chiaramente impossibile. Quindi il tema di fondo è che noi ci troviamo con una prima lezione molto importante che io vorrei che però venisse ascoltata di questi tempi, e cioè la lezione che il dibattito che abbiamo fatto in Italia in questi ultimi anni, condonandoci reciprocamente il debito italiano, ce lo siamo fatti tutto in Italia, tra di noi, abbiamo deciso che il debito non era più un problema, l'abbiamo deciso noi, tra di noi, non è che l'abbiamo negoziato con nessun altro, soltanto che c'era il sole fuori e quindi il problema non è emerso in modo drammatico. Però adesso lo paghiamo, questa cosa qua, la paghiamo abbastanza pesantemente perché appunto, come diceva Lucrezia poi, la ripartenza dei paesi sarà anche abbastanza asimmetrica, legata al fatto che alcuni intervengono e hanno margini di intervento maggiori rispetto ad altri come noi che hanno margini di intervento nazionale minori. Questa è una prima considerazione su quello che abbiamo dietro le spalle, sul fatto che oggi se ragioniamo di debito, e in questo senso mi sento di legare queste riflessioni anche ad Andreatta, alla sua lotta continua per tenere i bilanci dello Stato in ordine, credo che sia un valore assoluto, non è materia, diciamo, una storia da grilli parlanti che vengono accusati di essere sempre lì a voler... No, insomma, c'è una realtà dei fatti che oggi noi paghiamo. La seconda riflessione invece è sulla settimana prossima e mi veniva in mente sulla base del ragionamento che Lucrezia giustamente faceva sul tema della maturità dei prestiti, in particolare del tema del MES. Quello che ha detto è stragiusto. Allora mi sento di dire che in questo momento l'Italia intera dovrebbe concentrarsi, a mio avviso, su tre questioni chiave da negoziare in Europa. Due un pochino più, cioè diciamo una è questa che Lucrezia ha appena detto, una seconda che riguarda sempre il MES, è più un negoziato politico che un negoziato tecnico, sarebbe per noi molto importante se riuscissimo a convincere il maggior numero possibile di paesi a utilizzare il MES, ad avere cioè tutti quelli che ritengono utile utilizzare il MES in modo tale da evitare che l'utilizzo del MES sia ristretto a quelli sui quali si concentra l'attenzione inevitabilmente del mondo, come quelli nel mirino, ecco, nell'occhio del ciclone. Se put a caso il MES lo chiedessimo noi e la Grecia, francamente non sarebbe un bel segnale, sarebbe un segnale da evitare a tutti i costi. Se viceversa il MES fosse richiesto da tanti paesi, anche basterebbe che lo chiedessero Francia, Spagna, Italia, o che lo chiedessero anche in modo diverso e con entità diverse, i 9 paesi che hanno firmato la lettera con la quale è cominciato tutto questo processo e che è stato un grande successo negoziale del nostro paese, va dato atto al governo con quell'operazione di aver costruito un'alleanza che ci ha evitato un isolamento nel quale sono caduti poi gli olandesi, perché alla fine gli olandesi nella loro rigidità sono stati talmente rigidi, hanno finito per perdere anche i loro potenziali alleati, perché tutto sommato la Germania ha mollato quell'isolamento eccessivo che in parte è legato anche a atteggiamenti secondo me eccessivi, incomprensibili, come quello che campeggia su tutti i media italiani del primo ministro Rutte che risponde dicendo che appunto in quel video che non ci sarà nessun soldo che dall'Olanda verrà transitato alla Spagna e all'Italia.
E quindi questa è la seconda questione chiave, come negoziare politicamente e far sì che il MES venga usato da tanti paesi, non soltanto da Grecia e Italia. E il terzo è la questione dell'aumento dei debiti, cioè noi dobbiamo negoziare sapendo che noi siamo sempre parte debole di questo negoziato, perché siamo quelli ovviamente più colpevoli, tra virgolette, per la quantità del nostro debito, ma noi dobbiamo trovare il modo di negoziare e di inventare, di creare, ovviamente non noi, qualunque invenzione italiana su questa è immediatamente tacciata di scarsa credibilità, ma noi dobbiamo spingere perché in ambito Banca Centrale Europea, in ambito Eurogruppo, negli ambiti, in quegli ambiti lì, emergano idee su come gestire gli aumenti di debito. Io insisto su questo punto, perché nei prossimi 6 mesi la Francia passerà da 100 a 118%, l'Italia passerà da 135 a 155%, tutti i paesi avranno, la Spagna farà anche lei da 100 a 120%, avranno tutti degli aumenti che porteranno tutti i paesi a un downgrade pesante, e l'Italia ovviamente siamo gli ultimi che possono permettersi dei downgrade. Quindi io credo che bisogna trovare il modo di inventare, di creare uno strumento innovativo per la gestione di questi aumenti di debito a livello complessivo. Questa è il terzo fronte di negoziato che l'Italia ha in questo momento. Ripeto, la maturità, la lunghezza, dei prestiti del MES, più lunghi possibile, il fatto di non essere soli con la Grecia a chiederlo e come gestire gli aumenti di debito attraverso strumenti fino adesso mai utilizzati, mai tentati, ma che sono fondamentali in particolare per noi. Io credo che sia molto importante che in questo momento l'Italia si concentri su questo, e mi sento di dire che questa partita è una partita decisiva, perché se in Italia noi mandiamo un governo delegittimato, un governo indebolito, un governo che non è in grado di affrontare questi negoziati perché a casa è totalmente delegittimato, nessun altro lo farà per noi, perché io credo che questi tre temi, alla fine sono tre temi che sono europei, ma hanno un grandissimo interesse italiano. Se non riusciamo a fare nascere un consenso attorno a questi tre temi, ho l'impressione che noi non otterremo questi tre risultati e ci troveremo quindi in una situazione a quel punto di difficoltà molto profonda. E quindi io mi sento di dire che in questo momento c'è bisogno di legittimare, di rafforzare chi andrà a negoziare in Europa in questi giorni. Ha interesse a rinforzarlo, ha interesse a far sì che questi negoziati funzionino anche chi sta oggi all'opposizione, perché chi sta oggi all'opposizione si candida a governare il paese, che so io, dall'anno prossimo in poi, o dalle prossime elezioni poi, quando esse saranno, giocherà una partita condizionata dalla soluzione che verrà data a questi tre temi. Se questi tre temi non avranno soluzione, chi è all'opposizione oggi si troverà in una situazione drammatica se un giorno dovesse immaginare di andare al governo. Non faccio qui previsioni di nessun tipo. Questo clima che oggi invece si respira, che oggi plasticamente dalle cronache che abbiamo visto si è anche respirato in Senato, di tutti contro tutti, francamente è il peggior viatico perché si riescano a trovare soluzioni a questi tre temi. E io invece penso che il paese intero debba interrogarsi sulla necessità di riuscire a spuntare risultati su questi punti, e questo veramente interessa tutti. Non vedo come qualcuno possa non spingere a trovare una soluzione a questi punti. Questo mi sentivo di dire a completamento delle cose che ho ascoltato, e ovviamente assumendomi la responsabilità di quello che dico. Il tema di fondo è che le cose che Lucrezia ci ha detto ci fanno entrare in un'altra dimensione, l'altra dimensione di una crisi molto maggiore rispetto dagli effetti economici, molto maggiore rispetto a quelli che anche soltanto 2 settimane o 3 settimane fa si poteva immaginare. I dati che Lucrezia ha citato di stamani sono dati che non lasciano
nessun margine, diciamo, all'immaginazione. Sono dati rispetto ai quali c'è bisogno di continuare con questa rapidità efficace di risposta, come è stato appunto fino adesso, senza perdere tempo e assolutamente evitando che ci sia un ripercorrere strade del passato, come accade tra il 2008 e il 2012, quando perdemmo 4 anni di tempo, in fondo, prima di arrivare alle soluzioni vere, forti, quali quelle ovviamente del whatever it takes e della nascita e creazione dell'ISM e di tutte le altre operazioni fatte attorno. Faccio anch'io una chiosa sulla questione della sorveglianza rafforzata. Anch'io sono stato stupito nel leggere quell'articolo oggi, che mi sembra eccessivamente allarmistico, perché la sorveglianza rafforzata è un qualcosa che c'è a prescindere dal MES, tra l'altro. La sorveglianza rafforzata è un potere in mano alla Commissione rispetto a situazioni di difficoltà o di disaccoppiamento, di disallineamento che la Commissione vede rispetto a paesi e alla situazione dei conti pubblici di diversi paesi. Quindi la sorveglianza rafforzata c'è comunque, è uno strumento che esiste comunque. Quindi francamente non vedo questa paura. Aggiungo anche un'altra cosa, che l'Italia, io ho sempre detto, non deve avere paura del MES per un semplice motivo. Il MES, purtroppo, lo dico, perché riprendo quello che ho detto, ma non è uno strumento comunitario, è uno strumento intergovernativo, quindi è uno strumento che funziona con i meccanismi tipici della peggiore intergovernatività, cioè quei diritti di veto. Se uno dei grandi paesi azionisti del MES si mette di traverso su qualcosa, e l'Italia lo è, il MES si ferma, non è che c'è la possibilità di imporre niente a nessuno. Oltretutto lo si chiede, quindi è facoltativo. Quindi tutto questo dibattito sul MES è stato un dibattito totalmente italo-italiano, domestico, spinto da questioni politiche interne, e non vorrei che riprendesse piede sulla base di dati che non hanno a che vedere poi con la realtà, che invece è un'altra, ripeto, è quella legata ai due elementi, quello che citava Lucrezia prima, che è la questione chiave, la maturità, che vedo non affrontata abbastanza profondamente, ha fatto benissimo, e la ringrazio Lucrezia a citarlo, e l'altro tema che citavo, cioè dobbiamo negoziare politicamente che non siamo solo noi la Grecia a usarlo, cioè che venga usato dal maggior numero di paese. Mi sembra che queste cose siano un po' la partita chiave che abbiamo in questi giorni. La prossima settimana sarà molto importante per l'Italia. L'Italia deve arrivare non stremata politicamente a quell'appuntamento, deve arrivarci con una forza collettiva per riuscire a ottenere risultati che serviranno a tutti, chiunque governi il paese l'anno prossimo o nei prossimi anni. Mi fermo qui e ringrazio tantissimo Lucrezia, ti do la parola per una tua parola conclusiva, e veramente è stato un pomeriggio affascinante, interessante, molto duro nelle considerazioni che hai fatto e che abbiamo fatto, ma perché la realtà che abbiamo attorno è una realtà molto dura della quale dobbiamo tener conto, e credo che sia stato molto importante che tu, da parte tua, averci raccontato e averci reso completamente partecipi e coscienti di questa situazione, di quello che si può fare, delle difficoltà, di quello che si sarebbe dovuto fare e delle difficoltà che sono di fronte a noi. Ti ringrazio ancora e ti lascio la parola per un tuo spunto conclusivo. Sì, diciamo, non voglio concludere in generale, perché mi sembra appunto che il quadro, la grande condivisione, insomma, tra quello che hai detto te e quello che ho cercato di dire io. Vorrei solo dire una cosa sul debito, quindi non faccio un intervento conclusivo, ma più che altro uno spunto di riflessione sul futuro e su come l'Italia deve negoziare. Vabbè, io sono in totale disaccordo su come l'Italia ha negoziato, proprio perché dall'inizio ha rifiutato questo approccio di una molteplicità di strumenti, quindi ha rifiutato l'idea dei prestiti concessionali, cosa che era chiaro fosse un errore dall'inizio. Ho cercato di spiegarlo anche Paolo Gentiloni sul Corriere, io ci ho cercato di spiegarlo, ma ovviamente con molto meno peso di quello di Paolo. E mi è molto stupito che anche una parte dell'establishment più ragionevole italiano sia andato verso
all'inizio completamente ha messo tutte le carte sulla questione dell'Eurobond, invece di pensare che appunto con date diciamo la molteplicità di obiettivi c'era bisogno di un approccio appunto multi instruments, come ho detto anche nel mio intervento. Quindi in questo quadro il MES, ci sono varie cose da negoziare, la maturità, probabilmente anche l'idea che ci sia una molteplicità di paesi che applica per il loans, eccetera. Quindi l'idea che adesso oggi su Repubblica la cosa rispunta in qualche modo mi fa sospettare che sia una cosa pilotata, e quindi sono un pochino preoccupata, perché non se, fino a me sembrava che il dibattito fosse placato e invece ritorna. Detto questo, però, rimane il problema del debito. Ora, io non sono sicura di essere... non è detto che le cose vadano come dici te, Enrico, nel senso che c'è uno scenario in cui tutti i paesi sono downgraded, inclusa la Germania. E in questo senso, quindi, non esiste più questo safe asset europeo che è il Bund o comunque i titoli di Stato dell'Europa del Nord. A questo punto l'unico safe asset è un deposito alla Banca Centrale Europea. E tutto il rischio, cioè, è la banca centrale che assume, si fa garante dell'intero debito europeo. L'altra possibilità è che appunto se il tasso di crescita si riassesterà verso l'1% e che i tassi reali di interesse con un pochino di inflazione, con un po' di intervento della BCE rimangono al di sotto dell'1%, questo non dovrebbe creare troppe turbolenze nel mercato e si può pensare appunto di politiche di rientro di lungo periodo. Quindi diciamo, il terzo invece scenario, che è quello più preoccupante, è che alcuni paesi abbiano un rapporto sbagliato tra tasso di rifinanziamento e tasso di crescita dovuto all'emergere il premio al rischio, che in qualche modo ha anche a che fare con la stabilità politica di certi paesi, qui l'Italia, diciamo, evolverà il nostro sistema politico e anche, diciamo, l'equilibrio di questa discussione, per questo è importante anche. Allora, in quel caso, effettivamente, noi potremmo riprendere una discussione che era stata anche presente nel 2013-2014, in cui si potrebbe pensare a degli strumenti che permettano in qualche modo di fare front loading sulle entrate fiscali future nostre, di altri paesi a rischio, e che quindi ci permettano di abolire il debito spalmandolo però sul tempo, nel senso che dando una garanzia sulle tasse future. Questa era una proposta che con alcuni colleghi francesi e tedeschi noi avevamo fatto all'epoca della crisi del debito, quella prima, e che in qualche modo si potrebbe rivisitare. È in qualche modo anche collegata col dibattito sul recovery fund, anche se il dibattito sul recovery fund, francamente, in questo momento sono molto confusa di dove esattamente si sta andando, però chiaramente la discussione implicita è questo, insomma, come si fa a permettere a dei paesi che hanno un premio a rischio potenziale così alto rispetto appunto al tasso di crescita di usufruire delle risorse adesso ci sono vari meccanismi tecnici in cui questa cosa si può fare, ma chiaramente c'è bisogno di un'istituzione che se ne faccia carico, cioè quindi un'istituzione che sulla garanzia comune possa prendere a prestito e quindi diciamo intervenire sui paesi più fragili. Non sono stata chiarissima, sono cose complicate dal punto di vista, però insomma comunque il problema è quello, sì. Benissimo, grazie a Lucrezia Reitlin. Grazie Enrico e complimenti anche per il concerto che ha accompagnato il tuo ultimo intervento al suonatore di flauto. Saluto tutti i nostri studenti e le nostre studentesse, chi ci ha ascoltato oggi. Domani è la festa del lavoro, pensiamo a chi ha paura di perderlo, a chi ha lavorato per noi e per tutti gli italiani in questi durissimi mesi ancora lo sta facendo. Noi ci rivedremo nel nostro ciclo
di webinar sabato mattina alle 11 con il viceministro Antonio Misiani e con Luca Bianchi, direttore della Svimez, a parlare di economia italiana, degli interventi del governo in via di adozione. Si sa che saranno rimandati, che il provvedimento del governo di aprile in realtà sarà votato i primi di maggio, e dunque chiederemo al viceministro Misiani che cosa avremo, cosa avrà il governo in cantiere. Grazie ancora, buon pomeriggio e ci vediamo sabato. Arrivederci. Grazie.